Un lupo in regalo. Hansel e Gretel vengono abbandonati nel bosco dal papà e dalla matrigna perché non ci sono più soldi per sfamarli. Cammina, cammina, trovano una casetta fatta di dolciumi e così i due bambini affamatissimi iniziano a mangiarne dei pezzi. Ma sì, questa è la parte che preferisco, sì. Dalla casa esce una vecchietta che li invita ad entrare e sfamarsi con un pasto caldo. Poveri piccoli, non sanno che cosa li sta per gufare. Già, quella vecchietta è una terribile strega che rinchiude Hansel in una gabbia e mette Gretel a fare tutte le faccende di casa. Per fortuna non guffa bene, è quasi cieca. Infatti, poiché ci vede male, per controllare se Hansel ingrassa abbastanza da essere mangiato, gli chiede di passare un ditino attraverso le sbarre. Ma Hansel, che è molto furbo, le fa tastare un ossicino di pollo. Per tutte le valvole al contrario, e quel ragazzino mi è sempre stato simpatico. La strega però si stufa e decide di mangiare Hansel anche magro. Così ordina a Gretel di accendere il fuoco. Ma con uno stratagemma, Gretel riesce a spingere la strega nel fuoco e a liberare Hansel. Presi tutti i tesori della stregaccia, tornano a casa ricchi e felici. Per fortuna alla fine gufa bene. Eh sì, i bambini hanno un'intelligenza veramente speciale. Sì, perché riescono a cavarsela in situazioni in cui sembrerebbero senza scampo. Come dici? Secondo te Hansel e Gretel sono stati fortunati? Perché la strega era mezza cieca, se no si sarebbe subito pappata Hansel. Beh, sì, credo che tu abbia ragione. A proposito di cibo, è arrivata ora di aprire il chiosco. Beh, ci vediamo più tardi. Ciao. Ciao, Radio Gufo. Vicere budella! Non mi viene in mente niente. Non un solo regalo che sia degno di strega Rosezia. La strega. È talmente tutto di tutto che qualunque cosa io mi sforzi di immaginare, ce l'ha già. Artigli di ferocissimi draghi. No. Non è piena. Funghi velenosissimi. Ne possiede una serra intera. Per non parlare dei denti di vampiro. Ne possiede un'intera collezione. Per mille bisce secche. Se continuo a rimanere qui dentro, di sicuro non mi verrà mai un'idea originale. Andrò dal folletto. Per avere una scivolizia con molta bava di rosto. Forse mi aiuterà. Ciao Milo, buongiorno. Posso avere un bicchiere di Moraviglia? Subito, Ronfo. Te lo preparo subito. Da dov'è che vieni? Ho fatto un giro di perlustrazione nel bosco. E pensa, prima di diventare ambasciatore degli animali, non sapevo quante e quali specie fossero qui al Fantabosco. Figurati che non riesco neanche più a fare un pisulino. E tu sai quanto amo dormire. Sì, lo so. Però adesso hai un ruolo di grande importanza. Controllare e curare gli animali. È un compito davvero bellissimo. Già, e loro sanno sempre come ripagarti. Hanno quegli occhi così intensi, quello sguardo intelligente. E poi sono affettuosi, agili, pieni di coraggio. Sai, le tue parole mi ricordano una filastrocca che ho trovato un po' di tempo fa. Le mani sono zampe, le facce sono musi. Il naso è così fine che vediamo ad occhi chiusi. Le dita sono ali, le pelli sono pelo. Corriamo dentro il mare e poi corriamo dentro il cielo. E gli occhi sono grandi, il loro sguardo è triste. Corriamo dentro favole che tu non hai mai viste. Noi siamo gli animali, non siamo intelligenti, però sappiamo cose che non vedi e che non senti. Noi siamo gli animali, ignoriamo le parole. Però noi chiacchieriamo con la luna e con il sole. Tu cucciolo di uomo, rispettaci perché noi siamo gli animali e siamo qui prima di te. Senti, senti che parolone. Ho i miei seri dubbi che gli animali fossero qui ancora prima delle streghe.
Strega varana, lo sanno tutti che gli animali erano al mondo molto prima di streghe, gnomi, orchi, fate, geni. Ma che cosa mi tocca sentire? Folletto, versami una di quelle tue scivolizie con bava di rospo abbondante. Subito, sua stregoneria. Si dà il caso, strega varana, che gli animali siano così antichi che alcuni sono addirittura estinti. Gli animali estinti. Immagino che siano animali molto rari. Più che rari. Strega varana, forse non hai capito quello che ti ho detto. Alcuni animali sono estinti, significa che non esistono più. E ce ne sono moltissimi altri che rischiano di fare la stessa fine a causa dei cambiamenti del clima, della distruzione dell'ambiente naturale e della caccia. Guarda, per esempio. Ecco qua, guarda. La tartaruga marina, la foca monaca, il beluga e poi ancora il rinoceronte, il gorilla, il ghepardo, la balenottera azzurra e moltissimi altri. Dove posso trovare uno di questi animali ad alto rischio di estinzione? Se per questo ce n'è uno anche qui al Fantabosco, vero? Oh, sì. Dalle ultime statistiche risulta che il lupo lucio sia uno degli ultimi lupi di fiaba rimasti. Ma tu guarda. Chi l'avrebbe mai detto? Lupo lucio. Grazie, Rufo. Le tue informazioni sul mondo degli animali sono state davvero molto interessanti. Che fatica, bisogna fare per guadagnarsi un pranzetto. E già, niente, allora, no, qua non va bene, allora, e la metto qui, sì, ecco qui, e proviamo, e para, niente, che fatica, e più faccio fatica e più mi viene fame, e per mangiare devo fare fatica, uffa, ma cosa devo fare? L'attacco lì! Pronti? Vada! Agada! Lupo Lucio! Ma che incontro fortunato! Sì, sì, fortunatissimo, strega varana, sì. Adesso puoi andare, se no mi spaventi le prede, eh? Quali prede, scusa? Le prede che devono cadere in questa rete quando riuscirò a metterla, che tra l'altro sto facendo una fatica. Oh, Lupo Lucio, non dovresti faticare così. Un esemplare di lupo tanto raro. E in effetti, sì. Io sono proprio raro, rarissimo, come me ce ne sono pochi. Sì. Oh, mi fa molto piacere sentirlo. Ma Lupo Lucio, dovresti riguardarti. Non dovresti strapazzarti così. Oh, guarda, sei tutto sudato. Sì, è perché la vita di noi lupi è così dura, sì. E sono pochi, vero, che riconoscono il nostro valore. Ah, sì, una vita dura, misteriosa. Oh, Lupo Lucio, mi piacerebbe tanto studiarti di più, conoscerti meglio. Un esemplare del mondo naturale così affascinante. Oh, vabbè, per essere affascinante, sì. Sì, sono proprio affascinante. Ed è proprio per questo motivo, caro Lupo Lucio, che avrei il desiderio di metterti in una gabbia che tengo vicino al mio antro, così per poterti studiare meglio. Cosa? In una gabbia? Ma non se ne parla nemmeno! Io sono allergico alle gabbie, poi le ho già provate, ecco. Oh, un vero peccato, però, perché sempre per ragioni puramente scientifiche saresti nutrito a porcellini, agnellini, tacchini belli grassi. Ti trovo un po' rachitico. Hai detto? Agnellini? Porcellini? Tacchini belli grassi? Mm-hmm. E vabbè, vada per il soggiorno premio, vero? Nella gabbia, sì. E poi la scienza deve progredire, no? Ero sicura che fossi un lupo ragionevole. Sì. Accignomo. Ancora non mi capacito come strega varana abbia mostrato tanto interesse sugli animali in via d'estinzione. È proprio vero. Certe volte su alcune persone non si finisce mai di imparare. Ne voglio prestare questo libro. Sì, qui c'è tutto quello che vuole sapere in più e tutto quello che vuole imparare su questo mondo meraviglioso. Lupo Lucio! Oh, mamma gnoma! Buonissimo! Ne posso avere un altro? Ma certo, Lupo Lucio. Prima però passami la zampetta attraverso le sbarre.
ancora troppo magro. Devi ingrassare un po'. Vado a cucinarti un altro pollo. Mangia. Mangia, ingordo di un lupo. E quando sarai sufficientemente in carne, ti pietrificherò. E ti porterò in dono a Strega Rosezio. Un rarissimo esemplare di lupo di fiaba. Quale regalo migliore? Tutta l'isolata testa in giù. Allora era questo il vero motivo di tanto interesse sugli animali rari? Oh, mamma gnome, è colpa mia. Sono stato io a dirle che il lupo Lucio appartiene a uno di loro. Lupo Lucio! Lupo Lucio, presto! Devi uscire di qui! Non c'è tempo, dobbiamo andare via, presto! Ma fossi matto! Per la prima volta in vita mia il cibo mi arriva diritto a casa senza muovere un pelo! No, 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 no. E poi io sono un lupo delle fiabe in via d'estinzione, quindi vado protetto. Già, sì, e senza dover muovere neanche un pelo, fra poco sarai un raro esemplare di lupo di fiaba pietrificato, messo in bella mostra sul Como di Strega Rosezia! Cosa? Cosa? Chi l'ha detto? Perché? Quando? Come? Ha detto Strega Varana, l'ho sentito poco fa. Oh, presto! Niega! 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 Proviamo dalla porta. Non c'è niente da fare. Questo è una gabbia stregata, non si apre. Lupo Lucio, dobbiamo usare l'astuzia, come Hansel e Gretel. Il pollo è quasi pronto, Lupo Lucio. Sto arrivando. Oh, mamma gnoma, ascolta, Lupo, io torno al chiosco da Milo e cerco di trovare una soluzione. E quando Strega Varana cercherà di tastarti una zampa per vedere se sei ingrassato, tu cerca di porgerle un bastoncino di pollo, va bene? Rampa! Lupo, zitto! Guarda che la strega di Hansel e Gretel era quasi cieca, quella ci vede benissimo. E allora tu non mangiare, così non ingrassi. Morirò di fame! È la storia della mia vita! Eccomi qua! Fogli di carta, cartoncini colorati, striscioline di cartoncino, accipigna. Tutti questi fogli li deve aver lasciati qui Nina Corteccia. Beh, se li userò un po' per farci qualcosa da costruire, non se ne prenderà certo a male, dai. Milo, per fortuna sei ancora qui. Siamo nei guai. Che genere di guai, Ronfo? Stavo portando questo libro sugli animali a Strega Varana, pensando che le interessasse studiarlo. Invece, accignamo quanto sono stato ingenuo. Insomma, comunque, arrivo nei pressi dell'antro. E che cosa vedo? E che cosa vedi? Vedo Lupo Lucio, in gabbia, messo all'ingrasso come nella fiaba di Hansel e Gretel. Accipigna, Strega Varana vuole mangiarsi Lupo Lucio. No, non vuole mangiarlo, è che vorrebbe soltanto pietrificarlo e regalarlo a Strega Rosezia. Sì, insomma, lo fa diventare grasso, poi lo pietrifica e lo regala a Strega Rosezia come se fosse un soprammobile di un raro esemplare di lupo di fiaba. Ma è mostruoso! Sì, è veramente mostruoso. E insomma, io ho cercato di liberarlo dalla gabbia, soltanto che deve essere stregata. E bisogna farsi venire un'idea e costringere la strega a liberarlo. Io un'idea ce l'avrei. Strega Varana dici che vuole regalare Lupo Lucio a Strega Rosezia perché è un animale raro, vero? Giusto, giusto così, sì. Beh, allora se noi gli facessimo vedere che il Fantabosco è pieno di lupi delle fiabe, beh, forse cambierebbe idea. E sai come? Possiamo costruire tante maschere dal lupo che ci metteremo noi due e poi sparpaglieremo tutte le maschere in giro per il Fantabosco. Inoltre tu, Ronfo, farai delle impronte di lupo sul terreno. Così Strega Varana deve rinunciare all'idea di imprigionare Lupo Lucio e lo deve liberare. Va bene, Milo, io mi metto subito all'opera e poi tornerò qui a prendere la mia maschera. Ci vediamo dopo. Accipigna. Speriamo di riuscire ad imbrogliare Strega Varana. Bene, allora costruiamo queste maschere dal lupo. Ci vogliono questi cartoncini colorati e delle striscioline di carta. Poi ci vogliono dei pennarelli, una spillatrice e delle forbici dalla punta arrotondata. Allora, innanzitutto bisogna disegnare la faccia del lupo. Poi disegniamo gli occhi.
Poi bisogna disegnare su un altro cartoncino colorato le sopracciglia e i peli delle guance. Prendiamo due cartoncini, li sovrapponiamo e li spigliamo. Così. Così poi ne ritagliamo uno, ma ne vengono fuori due. Poi su un altro cartoncino disegniamo le orecchie. E infine disegniamo i denti. Ora bisogna ritagliare tutto. Adesso possiamo colorare gli occhi del lupo. E poi preparare il naso. E fermarlo con una spellatrice. Poi attaccarlo con una spillatrice. E poi sempre con una spillatrice attacchiamo le sopracciglia. Poi attacchiamo i ciuffetti sulle guance. E infine i denti. Sempre con la spillatrice. Infine bisogna prendere un cartoncino, una striscia di cartoncino colorato e lo attacchiamo sopra gli occhi all'altezza della fronte. Dopodiché si prende la misura della circonferenza della testa per poterla indossare. Ed ecco pronta una maschera da lupo. Sembro o non sembro un temibile lupo delle fiabe?
Una qui, un'altra qui, un'altra impronta anche qua, un'altra qui. Sembrano sufficienti. Ancora una e un'altra. Bene. Ecco qui. Lupo Lucio. Mamma Lupa. Mamma Lupa è venuta a salvarmi. O sono già nel paradiso dei lupi? Lupo Lucio, sono io, sono Ronfo. Per tutte le code spelacchiate sembravi un lupo vero, eh. Ed è quello che voglio sembrare. Faremo credere a Strega Varana che il Fantabosco è pieno di lupi. Così tu non sarai più un raro esemplare. E lei sarà costretta a liberarti. Però mi raccomando, anche tu devi sostenere questa tesi. Sì, sì, ma pensi che ci riusciremo? Io non voglio diventare un soprammobile. Non ti preoccupare, Lupo Lucio. E mi raccomando, in bocca al... al drago. Al drago, sì, è meglio al drago, eh. Lupo Lucio, hai ancora appetito? Strega Varana, senti, la tua ricerca scientifica per quanto può ancora durare, eh? Perché? La mia cucina ti è forse venuta a noia? No, 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 è che sai, hai preparato dei piatti prelibati dalle case proprio il muso e che sono un po' sazio. Davvero? Sì. Fa un po' sentire la zampetta? Oh, lo sai che hai ragione. Adesso sì che sei bello grasso. Giunto il momento di pietrificarlo. Il mio piano sta funzionando alla perfezione. Lupo Lucio? Sì? Che cosa sono questi versi? Sembrerebbero ululati. Ma non è possibile, l'unico lupo del Fantabosco sei tu. Fischer e Pudel, quelle sono impronte di lupo. Il Fantabosco è pieno di lupo. Col Lupo Lucio. I lupi di fiaba non erano animali quasi del tutto estinti? Estinti? Ma che ti ha raccontato questa frottola? Lo gnomo Ronfo e il suo degno compare Milocotogno. Guarda, lo sapevo, ma quello gnomo è ignorante, un'ignoranza. Ma come, lo sanno tutti che ormai i lupi si sono riprodotti e stanno di nuovo riempiendo tutti i mondi di fiaba, sì. Oh, branchi, branchi. Capermi, esce sicché. Se acchiappo quello gnomo gli faccio ingoiare il suo libro sugli animali. Esci immediatamente di lì. Lupo pigro ingordo. Con piacere. Non ho più bisogno di te. Va bene, con piacere, strega. Eccomi. Eccoci. Un attimo, Ecco, lo zainetto. Strega Varana? Grazie per i polli. Sparisci. Vado. Hai visto? Siamo riusciti a salvare Lupo Lucio. Lui è veramente un raro esemplare di lupo delle fiabe. E nonostante abbia questo brutto vizio di voler assaggiare chiunque passi sotto il suo naso, è sempre un nostro amico. E quindi mi raccomando anche tu, rispetta tutti gli animali. Aiutali a vivere bene, perché anche loro sono tuoi amici. Adesso dobbiamo salutarci però. Ma tanto lo sai, io ti aspetto sempre qui. Quindi ci vediamo presto, va bene? Ciao!